Buonasera dottoressa Tiezzi, buonasera dottore Rapone delle Cese. Ci siamo visti in questo periodo nei vostri angusti uffici. Vedremo di porre rimedio magari a questo per darvi un po' più di spazio per lavorare, perché il vostro lavoro è importante, è interessante, è profondo e necessario. Questo è stabilito, non lo stabilisco certamente io, né come consigliere né come presidente della Commissione Bilancio. Lo stabiliscono le leggi, i regolamenti, il testo unico degli enti locali, lo statuto di Roma Capitale, cioè un'articolazione precisa che riguarda il ruolo dell'OREF, i compiti dell'OREF e persino come viene retribuito l'OREF. Quindi è tutto definito, poco o tanto che sia. L'OREF indubbiamente è quell'organo di supporto all'Assemblea Capitolina, che è sovrana, rappresenta i cittadini, per cui il lavoro che svolge all'interno di questa istituzione come ente terzo ha il compito importante, la responsabilità enorme di mettere i cittadini al sicuro da quello che è l'amministrazione, soprattutto economico-finanziaria, che è il vostro ruolo, che è un momento importante, è il momento in cui si decidono le sorti, soprattutto quello del bilancio di previsione, che delle finanze, dell'economia dell'ente, che permette poi indirettamente di gestire le città, le società partecipate, quelle che forniscono i servizi direttamente, o i servizi che direttamente, tramite magari gli enti di prossimità, i municipi, l'ente fornisce alla cittadinanza, a coloro che hanno eletto questa assemblea. Quindi ritengo che la responsabilità che avete, che diciamo rappresenta il vostro istituto, va rispettata, così come va rispettato ovviamente il lavoro che avete fatto, di cui vi ringrazio. Vi ringrazio perché a dicembre, quando forse con qualche giorno di ritardo rispetto a ciò che prevede il regolamento di contabilità, for 2 o 3 giorni, ci avete consegnato il vostro, uso una parola forse impropria, giudizio, la vostra valutazione preferisco, dove sostanzialmente, e di questo proseguo nel ringraziamento, avete sancito 2 concetti fondamentali: che questa amministrazione ha preso in carico una città sull'orlo del disastro economico-finanziario, sull'orlo, ancora non affondata, ancora con qualche possibilità, ancora con qualche speranza. E avete sancito anche, sempre in quel parere, un altro concetto fondamentale, che seppur giovane, seppur breve, seppur instaurata da pochi mesi, questa amministrazione non aveva introdotto altri elementi di criticità. Nessuno. Io credo che questo sia un fattore da sottolineare, perché l'avete scritto voi nel documento con cui avete di fatto espresso parere non favorevole per il nostro bilancio. Ricordo che in quel documento, in ben 29 punti, li ho segnati, in ben 29 punti esprimete parole lusinghiere nei confronti del bilancio. Posso fare qualche esempio. La previsione punto 16. La previsione della spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese, di cui l'articolo 2, commi da 594 a 599 della legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'articolo 6 del DL 78/2010 e di quelle dell'articolo 1, commi 146 e 147 della legge 24/12/2012, numero 228. È a pagina 32 di quella relazione, che ho letto con profondità, perché il lavoro degli altri va sempre rispettato e non si leggono le ultime 3 righe perché fa comodo politicamente. Punto 29, l'ultimo, mi è facile perché è in fondo, a pagina 46, dove poi di fatto dite che il parere non è favorevole. L'OREF ha riscontrato il mantenimento del pareggio di bilancio nel rispetto del piano di riequilibrio di Roma Capitale e valutato positivamente la politica di bilancio ispirata ai principi di prudenza adottata dall'ente per gli esercizi 2017-2019. Grazie. Ci fa molto piacere che la vostra competenza e la vostra profondità di analisi abbia portato a questo giudizio. E ringrazio anche ovviamente l'assessore Mazzillo e il suo staff per aver prodotto un bilancio che riceve questo giudizio.
Non c'è bisogno che dico che il bilancio ovviamente è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, che all'interno del bilancio tutti quanti i parametri imposti dalle leggi, dai regolamenti, sono tutti rispettati. I fondi di accantonamento. L'avete utilizzato voi, la parola prudenza è una parola nobile che ci inorgoglisce. E rispetto a questo però faremo, visto che esiste una collaborazione, voi sapete che insomma, c'è stata occasione di parlare con voi durante questi mesi, forse non abbastanza, forse avremmo dovuto interloquire di più, magari ci avreste dovuto aiutare pure di voi nel vostro ruolo a colloquiare di più su certi argomenti. Non è un rimprovero, è una valutazione di come possiamo gestire il rapporto da qui in futuro. Leggo alcune valutazioni che i vostri colleghi, non voi, ma io immagino che il giudizio di un organismo terzo visto che è stabilito dalla legge che si deve riferire a leggi e regolamenti, quindi è una valutazione che si basa su quelle che sono le leggi di contabilità, le leggi dello Stato, le leggi amministrative, non può, io questo rifiuto di crederlo, essere di un tipo, se a farlo sono Tizio, Caio e Sempronio, oppure di altro tipo, se sono altri soggetti. Io credo molto nella serietà del lavoro che il vostro organismo per istituto fa, per cui ritengo che se un giudizio su un determinato ambito lo facciate voi, dovrebbe essere lo stesso se fatto da altri. Per cui su questo levo dalla discussione qualsiasi dubbio. Quando leggo, a fronte di un parere favorevole con riserva, visto che è stato richiamato, giudizi del tipo: relativamente ai canoni di locazione degli immobili comunali si evidenzia come l'incasso in conto residui sia carente, con un preoccupante aumento della stratificazione dei residui nel corso degli anni. Risulta un'inadeguatezza dei canoni pagati dagli utenti relativi ad immobili assegnati in locazione. Si chiede quindi una profonda rivisitazione dei contratti, l'adeguamento ai valori di mercato, la veridicità e l'eventuale risoluzione dei contratti di morosità. Lo scrivevano i signori Conti, Gismondi e Zaccardelli nel 2015 nel bilancio di previsione della Giunta Marino. Mi chiedo se questi vostri colleghi, magari lì dentro, avevano pensato anche ai 170.000 euro che il PD doveva al Comune di Roma per la sede di Via dei Giubbonari, mai pagati, o se si erano preoccupati dell'affitto di 154 euro l'anno della storica sede del Movimento Sociale Italiano di Colle Oppio, dove si dice abbia anche mosso i primi passi politici la collega Meloni. Però di questo, nelle critiche, perché poi mi dicono parlate sempre del passato. C'è un detto, mamma, c'è come tocca, toccami cecco, che mamma non c'è. Cioè, quelli che dicono non parlate del passato poi tentano di rinfacciare, di rigirare su di noi le loro responsabilità sullo schifo che è scritto qui dentro. E questo veramente non lo possiamo accettare. Quindi un piccolo richiamo a quello che è stato, fatemelo dire, perché se no non siamo coerenti. Allora, visto che i miei colleghi, io sento molto attentamente sempre gli interventi dei miei colleghi, credo che nessuno mi possa dire il contrario, perché sto sempre qui ad ascoltarvi. Invece vedo che questo forse non lo posso dire di tutti quanti i colleghi che in questo momento, chiaramente esclusi i presenti, chiaramente in questo momento non vedo presenti. Evidentemente quello che ho da dire non gli interessa. Però al consigliere, al collega Ghera, che dice che evidentemente Provetti si sta apprestando un giorno, quando avrà finito questa esperienza, a fare, non so, delle previsioni per il futuro, che tutto ciò che riguardava l'approvazione dei debiti fuori bilancio, che abbiamo regolarmente riconosciuto nelle sedute del 28, 29 e 30 in quest'Aula, era già programmata. Bastava partecipare alle riunioni della Commissione Bilancio che sono state fatte, dove questo programma
relativamente prima allo svolgimento delle attività relative all'approvazione in aula del bilancio di previsione e di tutte le delibere collegate del DUP, relazione finanziaria e altre cose, e poi successivamente l'approvazione e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio grazie agli spazi di finanza tardivamente riconosciuti dalla gestione commissariale, perché ricordo, e i colleghi dell'OREF su questo mi possono confortare, ho usato la parola colleghi, colleghi di materia magari, abbiamo ruoli distinti, questo ce lo ricordiamo e lo sappiamo. Nelle precedenti amministrazioni, una volta concordati com'è per legge nel mese di maggio, venivano regolarmente concessi mediamente fra luglio e agosto, dando la possibilità all'amministrazione di utilizzare quegli spazi efficientemente, non partendo dal 9 dicembre, no? E per andare poi con le delibere in approvazione in 3 giorni, 136 delibere in cui abbiamo riconosciuto 98,6 milioni dei debiti non fatti da noi. E anche su questo, riuso la stessa parola, i colleghi dell'OREF mi possono confortare, perché di quei debiti parlavamo a luglio, parlavamo ad agosto, quando ci siamo visti nei loro uffici, per dire come risolviamo queste questioni. Qual è l'intenzione? Lo sanno bene i colleghi, e riuso per la terza volta la stessa parola. Qual erano le intenzioni di questa amministrazione? Le difficoltà relative all'istruttoria di quelle pratiche, dove c'è scritto di tutto e di più, più volte abbiamo parlato di Corte dei Conti, di Procura della Repubblica, perché era quello, diciamo, gli enti competenti che avrebbero dovuto agire, tant'è vero che abbiamo cominciato dalle pratiche che in realtà rientravano, per ciò che riguarda il rispetto della legge e delle regole, fra quelle che si potevano lavorare, ma è ovvio che il lavoro non è finito, quello è un lavoro pesante che porteremo avanti insieme. Un grandissimo del passato, Einstein, diceva che non si possono risolvere i problemi con la stessa mentalità con cui sono stati creati, per cui il collega Peluzzi, silenzio in aula per favore. Il collega Peluzzi mi perdonerà se i suggerimenti che vuole proporre per risolvere i problemi che sono stati generati non da lui, però nell'ambito delle amministrazioni che ci hanno preceduto, compresa quella di cui ha fatto parte, addirittura arriviamo al paradosso che le soluzioni ce le venga a suggerire chi quei diciamo problemi ha contribuito, semplicemente per indirizzo politico, per diciamo indirizzo amministrativo, a creare. E su questo permettetemi di dover, insomma, un attimino, no, avere un po' di scetticismo su quello che può essere, diciamo, l'effetto di tale suggerimento. Il punto è, e questo lo dico, no, a coloro che ci supportano in questa attività, perché poi siamo arrivati dopo un mese di lavoro dove qualcuno ha tentato, no, di attribuirci un atteggiamento ostile nei confronti dell'OREF. Noi non abbiamo avuto un atteggiamento ostile, dialettico sì, perché io credo che la serietà fra due organismi che lavorano comunque per lo stesso obiettivo non sia quello, no, di trattare le questioni per presa posizione, per semplicemente per il fatto che si ricopre un ruolo che ci mette al sicuro dalle critiche. Io oggi sono qui ad avanzare anche delle critiche, no, nei confronti di chi lavora, perché quando si lavora insieme, quando si va o si dovrebbe, quando si va nella stessa direzione, io credo che sia importante dirsi quello che si pensa, con educazione, con rispetto dei ruoli, con rispetto delle regole, semplicemente perché questo può arricchire da una parte il rapporto, ma può far bene a coloro per cui noi tutti lavoriamo, rammentate le parole che ho detto all'inizio, cioè sono quelle persone che qui hanno mandato noi a rappresentarli, e con un altro metodo a eleggere voi, perché tutto ciò che facciamo rientri e venga rispettato nei termini dei regolamenti e delle leggi. Io vi chiedo del perché il lavoro serio che avete fatto, le indicazioni che ci avete dato, che sono state recepite, che hanno portato al vostro parere favorevole, in passato hanno portato a giudizi differenti. Dobbiamo avere il coraggio di dire queste cose.
Perché ci sono stati pareri favorevoli con affermazioni del tipo nelle previsioni non sono inserite poste per la copertura di altri debiti? Oggi ci dite, attenzione, ci sono delle passività potenziali che potrebbero mettervi in difficoltà. Ma non è la stessa cosa che è scritta qui nel 2015. Non vengono previste fonti di copertura delle perdite d'esercizio delle partecipate di Roma Capitale. Il miliardo di debiti già c'era, non lo abbiamo inventato noi, non lo ha inventato nemmeno il commissario Tronca, anche se commissario, per ciò che riguarda i debiti fuori bilancio, ha pensato di metterci del suo, invece che magari approfittando della situazione in cui non bisogna rispondere politicamente ai cittadini che ti hanno eletto, no, poteva magari mettere a posto un po' di cose. No, il problema dei debiti fuori bilancio ha pensato bene di acuirlo, di lasciarci pure lui, no, un certificato di magnificenza amministrativa. Allora io questo vi chiedo, possibile che un lavoro serio fatto una volta non sia stato fatto altrettanto bene nel passato, con la stessa capacità critica? No, perché sennò poi viene il dubbio. Io sono convinto che non sia questa la situazione, anche se poi darò un suggerimento. Io sono convinto che non sia questa la situazione, perché l'OREF deve fare un lavoro serio in cui non si scende a patti per compiacenza con chi governa. Però è abbastanza strano che questo avviene nel momento in cui una certa forza politica va al potere di questa città. Questa cosa non va chiarita a noi, perché poi abbiamo lavorato in quella direzione che ci avete indicato e abbiamo prodotto un bilancio che, mi scuseranno, ma ha un parere favorevole, in cui i 29 punti restano tutti. In cui ci dite che ci sono delle criticità, lo sappiamo, abbiamo scritto nel DUP come pensiamo nel tempo di risolverle, perché 30-40 anni di cattiva amministrazione, lo sapete meglio di me e di tutti noi, non si risolvono in 6 mesi, in 7 mesi, in 8 mesi. Si possono dare degli indirizzi, si può cominciare a fare qualcosa, tipo riconoscere 100 milioni di debito fuori bilancio che si sono guardati bene i nostri predecessori, e l'hanno solo usati, no, per amministrare questa città in modo indiscriminato. Poi, una volta andati via, ha detto pensateci voi, e ci abbiamo pensato. 100 milioni abbiamo portati a casa, 100 milioni alle imprese, ai cittadini, a quelle ditte che hanno fatto i lavori che aspettavano e magari che sono dovuti ricorrere alla magistratura, provocando un aggravio ulteriore di costi per la nostra amministrazione. Di questo io spero che qualcuno un giorno pagherà il conto, e che non si, no, perché il sistema della polvere sotto al tappeto, no, anche quello cambierà. Una cosa, dottoressa, questa è rivolta a lei, ma guardi, glielo dico veramente col sorriso e senza nessun desiderio di polemica. Se nell'esposizione delle sue perplessità, nel prosieguo di questa attività, vorrà un confronto, la mia porta come Presidente della Commissione, di tutti i consiglieri di quest'Aula, anche quelli dell'opposizione, sarà sempre aperta. Per cui io lo dico veramente senza, con una battuta, magari qualche intervista in meno alla stampa e qualche colloquio in più qua dentro ci potrebbe aiutare. Ed è l'unica critica che le faccio direttamente, perché io ritengo che invece il lavoro che avete fatto in questi mesi è stato un lavoro serio, e noi credo che altrettanto seriamente abbiamo risposto. Non c'è nessuna ostilità nei vostri confronti, quindi se qualcuno si è creato questo film, voi sapete che a me piace il cinema. Ma questo non è un film che si potrà girare in quest'Aula. Consigliere Palumbo. Io non ho sapete che non è mio costume interrompere i colleghi che rispetto. Ma il film Lei dirà quello che pensa. Il film dell'ostilità nei confronti di un istituto che rispettiamo profondamente non esiste. Proviamo a lavorare meglio insieme, perché credo che questo sia necessario per garantire che nel tempo non si vengono a creare quelle situazioni che per 40 anni hanno portato Roma sul disastro, e che qualcuno, quando le società partecipate non strumentali all'ente venivano formate, venivano create,
rimpinzata di personale che non serviva, raddoppiando quelle che erano le funzioni che magari venivano svolte già all'interno dei dipartimenti dell'ente, e forse qualche vostro collega non è stato altrettanto critico e altrettanto serio. Grazie.